e la. Scendi, scendi, scendi. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo parlarvi di questo fantastico mini drone, altro che DJI, Autelivo, Parotanafi, ma che cavolo, il drone del momento è questo, economico, divertentissimo, un regalo fantastico adesso nelle feste, soprattutto magari per un bambino. E non solo, veramente veramente il top dei droni in questo momento, perché è un drone, avete visto, con dei sensori infrarosso su tutti i lati, a parte sopra ovviamente, però su tutti e quattro i lati, e sotto ha questi sensori ad infrarosso che ci permettono di divertirci senza usare il radiocomando, perché ovviamente nella confezione c'è incluso il radiocomando, quindi lo si può usare come un drone tra virgolette normale, però un drone è normale come un drone classico, però la parte secondo me più divertente appunto è quella di usarlo con le mani. Se poi siete con qualcuno lo spingete, tipo magari vostro figlio o vostra figlia, io per dire, con mia figlia mi diverto tantissimo, lei ovviamente ancora più di me, glielo spingo con la mano vicino a lei, lei con la mano la mette davanti al drone, me lo rispinge indietro, poi il drone ovviamente si sposta un po' a destra e a sinistra, ci si corre dietro, veramente è divertentissimo. Costa pochissimo, perché vabbè, costa 30 euro, poi vi lascio il link su Amazon se lo volete acquistare. Veramente veramente ragazzi, divertentissimo il drone. È questo, cioè guardate la dimensione, vi faccio un termine di paragone con l'Autelivo, ecco qua, il colore è uguale, tutte e due arancioni, no? Praticamente uno è la cover, anzi una cover gigante dell'altro, quindi adesso beh, mettiamo giù l'Autelivo che in questo video non c'entra una cippa, e andiamo avanti a parlare di questo fantastico mini drone. Guardiamo cosa danno nella confezione, perché comunque nei 30 euro la confezione devo dire che è comunque fornita, quindi adesso senza perdere tempo guardiamo cosa c'è nella confezione. Allora abbiamo il mini drone che è questo, e vedete che sui lati ha i sensori ad infrarossi, poi sotto ovviamente ce li ha, poi una cosa che ha sono le batterie, perché nella confezione abbiamo due batterie, quindi abbiamo una batteria più un'altra batteria, quindi abbiamo il drone, due batterie da 3,7 volt 300 mAh, abbiamo il radiocomando che funziona davvero bene anche lui, con tutte le funzioni, abbiamo pure la funzione per attivare la modalità senza testa, quindi il drone non ha per forza un davanti e un di dietro, ma tutto è un davanti, tutto è un di dietro. Abbiamo la funzione per aumentare o meno le prestazioni del drone, abbiamo i flip, cioè cliccando il tasto qua, poi muovendo la crocetta il drone fa i flip, abbiamo discorso di attivare o disattivare la funzione dei sensori. Quindi poi andiamo avanti, nel radiocomando ci vanno tre mini stilo che ovviamente non sono incluse nella confezione, poi abbiamo le eliche di scorta, questo attrezzo per sollevare l'elica per sostituirla, un cacciavitino a stella che è per tutte le viti a stella che ci sono sul drone, poi abbiamo il caricabatterie che è un caricabatterie USB, da questa parte c'ha la sua spinettina da collegare alle batterie, l'unica cosa che è un po' lento, nel senso che per caricare una batteria ci vogliono circa un'ora, un'ora e mezza, e le batterie durano circa 5 minuti l'una, quindi il tempo di carica è molto lento rispetto al tempo di utilizzo. Però vabbè, se avete un caricabatterie un po' più serio, ovviamente basta metterci questa spinetta e si caricano più rapidamente. Poi abbiamo i manuali di istruzioni,
tra cui c'è comunque quello in italiano, quindi semplice da capire, non bisogna interpretare niente, c'è il manuale di istruzioni in italiano, anche quello è una cosa utile perché comunque c'è due o tre cose da capire prima dell'utilizzo. E la cosa bella è appunto è quella che possiamo pilotare questo mini drone con le mani, nel senso usando i sensori, lui legge le nostre mani o comunque i muri, quello che è, si avvicina, torna indietro, quindi ragazzi è veramente veramente divertente. Avete visto che per accenderlo è semplicissimo, basta collegare la spinetta, appoggiare il drone su un piano, quando i led iniziano a lampeggiare in maniera diversa, vedete che adesso lampeggiano meno velocemente ma in maniera più alternata, lo prendiamo, basta agitarlo e il drone si accende. Se lo ribaltiamo si spegne, come poi fanno tutti i droni seri. Quindi ragazzi, ripeto, secondo me è da regalare, veramente veramente fighissimo, la confezione completa, perché comunque due batterie incluse, radiocomando, mancano solo le tre mini stilo per il radiocomando, il prezzo ottimo, 30 euro, da regalare adesso sotto le feste a noi stessi, ai nostri figli o comunque ai figli di qualcun altro o a qualcun altro, davvero è un ottimo regalo, perché comunque non è il classico drone, ma è un drone diciamo interattivo, nel senso che lo si guida con le mani, lo bisogna rincorrerlo, o se no lo si può guidare in modalità classica con il suo radiocomando. Quindi ragazzi, se questo video di questo piccolo mini drone vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao.